Ma ci crede che è da 2 anni che il baffo non appare sul mio canale? La figura mitologica più importante della mia vita? Cazzo, sei veramente la più importante comunque. Cioè, se sono qua è grazie a te. Incredibile. È tornata più forte di prima. È tornata più forte di prima. Buongiorno dottore, come stai? Buongiorno, benissimo, oggi bene. Spieghiamo ai nuovi iscritti che il baffo è un soprannome. Sì, vabbè, si nota. E che in realtà sei? Sono il papà di Noisy. Il papà di Noisy, incredibile. Sono passati secoli dall'ultima volta che ti ho visto andare in moto. Come ti senti in questo prepartita? Beh, abbastanza carico, se il tempo tiene. Meglio non fare scherzi. Vi ricordate la mucona? La BMW R1200R del 2008? Un po' vecchiotta. Goffa? No, goffa no. Faticosa? Faticosa sì. Molto bene. Il baffo ha deciso in maniera totalmente inaspettata di venderla. Tutto autonoma. Ero tipo in Tunisia, mi ha avvisato: ciao, ho comprato una nuova moto. Che le sorprese le faccio anch'io ogni tanto. E la sorpresa è qua sotto il telo per voi. Adesso la steliamo. Che bello che finalmente ha seguito i nostri consigli, perché adesso hai una moto. Da pensionato, no, una bella moto. Oh, raga, spaziale. A me fa impazzire. Anche a me. Quindi, 3, 2, 1. Adesso la steli. La stelo da che parte? Da dietro. Esatto. 3, 2, 1. Nuova Triumph Bonneville Street Twin. Più cattivo, aggressivissimo. Come faccio a essere aggressivo? Non c'ho mica una moto aggressiva, c'ho una moto tranquilla. Nuova Triumph Street Twin. Sono un imprenditore di successo. No, ero un imprenditore di successo. Non anticipare perché l'hai preso. Nuova Triumph Street Twin Bonneville 900. 900, sì, a me basta. Potrebbe risultare una cilindrata mediocre, ma in realtà... No, non è mediocre, quando apri tira. Spacca di brutto. Io direi di andare a provarla tra le curve però. Montiamo in sella. Andiamo a vedere cosa succede. E io ti inseguo col Tigerone. Gas. Col giubbotto aperto, ma dove stai andando? Ma chiudi lì! Ah, dici che lo chiudo? No, no, c'era. Sei buggata la cerniera. Eh? Sei buggata la cerniera. Quindi devo tornare a casa? L'hai chiuso, ma in realtà è tutto aperto sotto. No, vabbè, non è vero. Mi fermo là avanti. No, ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Ce l'ho fatta, cazzo. Cosa ci ho fatto? È tutto aperto. Certo che se comincio così diventa impegnativo, eh. Allora, io. Aspetti, do una mano. No, se ti metti qua non passa più nessuno. Scusa, porca miseria. Volevo darti la mano. Ce la fai? Vai, vai, vai. Non scende. Oh. Oh, le vai Batman, perfetto. Let's go! Come l'hai chiamata? Qua bisogna anche trovare un soprannome. Quell'altra era la mucca. Questa. Ah, vabbè, ma guarda che sei da Dio, non te l'ho mai visto da fuori, eh. Figa, tutto vintage. Vintage come me. Vabbè, ma bando alle ciance, spieghiamo cosa stiamo andando a fare oggi. Oggi stiamo andando a far vedere ai tuoi amici se io sono ancora in grado di guidare una moto. Spero di non far figure di M. Beh, ti sei allenato quando sono andato via in Tunisia io, eh. Beh, sì, qualche giretto l'ho fatto. Sono riuscito persino a vedere un cammello in ombrellino in una fattoria. Ho visto che passeggiava tranquillamente un cammello. Io penso che sono così stupido che sono andato fino in Tunisia per vederlo. Bastava andare in ombrellino, me lo dicevi. In ogni caso, ragazzi, finalmente dopo 2 anni ho convinto il baffo, senza troppa fatica. Mi ha detto, o vieni. O vieni. Sì, esatto. Ho costretto il baffo a presentare la propria moto. Anche perché la muccone era storica, cioè dovevamo aggiornare i ragazzi che ci seguono, scusami, eh. In ogni caso oggi che giro faremo? Faremo il giro che mi farei fare tu, perché non mi hai detto niente, ma mi sembra di capire che c'è di mezzo il culmine San Pietro. All'avventura con Noisy, tu non ti preoccupare. Cos'è quella roba lì? Oddio. Ma cos'è? Il carrello della spesa? Ma le bottiglie dove le metti? Non ho capito se deve mettere la monetina per tirarlo fuori dal parcheggio. No vabbè, ma cos'è? Ah, non lo so io. Oddio! Guarda come piega. Oddio! No vabbè. Benvenuti in Val Sassina. Scatenato il baffo. Che bello vederlo così, ragazzi. Passo culmine San Pietro, stiamo arrivando. Ma ci fidiamo del meteo? Il meteo, stai zitto perché è meglio non parlare. Piega, no. Il Bofrost. È quella che ride perché mangia i piselli. Mascalzona. Lo so. Mascalzona. Cazzo di marcia sono, i settimi. Figa, entri pinzato in curva? Siamo matti? Ma siamo un mugello? Pazzito. Ma che comunque sei molto più sciolto, eh. Ma totalmente. Va con la gambettina fuori. Cazzo, che pettegolo. No vabbè, bravo. Senza toccare il freno. Pulito clean. Destra qua. Attenzione, in carena. Pazzito. Non è che sono in carena, che mi stiro la schiena. Sinistra. No, era destra, scusami. Porca tro... Ah, così? Questo non lo diciamo nessuno. Ma cazzo, mi sembri l'ello. Lui è sui cazzo di navigatori.
Aspetta, Lello chi è, tuo amico? Amico mio è di Signarelli, quello che c'ha la moto come la mia. Diciamolo, perché gli amici che ci seguono non è che lo sanno chi è Lello. Detto il saggio. Ah, iniziamo a danzare? Si danza? Poi il brecciolino, porca putrella. Queste clip potrebbe risultare in slow motion, ma in realtà... Sì, sono io che vado piano, non è slow motion. Pirla. No, con calma, con calma. Fa troppo ridere che quando prende le buche le tue borse applaudono. Tua sorella, anche a buttaci mezzo chilo di cemento, aiuto. Qua bisogna fare il tornante. No, no, passa tu perché sennò faccio le figure di... No, dai, concentrati. Un piedino fuori? Ta-ta-ta-ta-ta. Perfetta. Bello, un po' di buche, grazie, sì. Eccole. No, vabbè, ok. Oddio, oddio. Figa. Vaffan. Ma va. Come cazzo? Al breccioli. E in men che non si dica, siamo arrivati in cima. Si mangia? Sì, paninetto oppure vediamo cosa c'è. E voilà! Situazione moto 1, situazione moto 2. E piloti affamati. Taglierino di salumi, tagliere della casa con formaggi, sotto aceti e cipolline, pane. Panino scomposto. Ce lo assembliamo noi praticamente. Com'è? Dai, è buono. Ma qui è una garanzia. Attacchiamo. Spaziale. Ma è tatticissimo. Invece che farsi un panino con un salume, te li fai custom quanti ne vuoi. Tiger Man. Opla. Figa che mangiata. Sono diventato un salume anch'io. Beh, insomma, non è che ti sei abbuffato. Madonna, c'ho i salumi che mi stanno uscendo dalle orecchie. Meno male non devo fare il prelievo del sangue. Controllino. Colesterolo un pontino. Vabbè, non è che mangi tutti i giorni sta roba. No, è vero. Uno ogni due. Comunque la svolta, l'idea del panino scomposto, complimenti, non la sapevo. In pratica hai mangiato tre panini. Sei un genio. Cioè, veramente mi hai sbloccato una cosa incredibile. Ci sei? Non ti vedo più. Vedo un lumino in lontananza. Sono sulla digestione, adesso arrivo. E mentre Baffo digerisce, colgo l'occasione per ringraziare Insta360 per avermi mandato in test ben due Insta360 X3, che è praticamente la loro top di gamma nuovissima, esattamente queste che state vedendo voi. Oggi in via speciale la sto usando addirittura attaccata al casco per vedere com'è la ripresa. E secondo me è pazzesca. Mi permette sempre di fare riprese che io adoro personalmente, anche perché a differenza di un action cam tradizionale, lei ha due lenti e registra a 360 gradi. Normalmente siamo abituati a vedere questo campo visivo, ma guardate così. Cioè, spaziale! Posso riprendere quello che voglio e ovviamente in post-produzione, montando il video, scegliere dove inquadrare. E per noi creator, raga, questa è una libidine. Ma non solo, anche per voi. Se volete registrare le vostre avventure in moto, credo che sia la videocamera più versatile presente sul mercato adesso. Se siete interessati, tra l'altro, vi segnalo che potrebbe esserci anche una promozione sul loro sito ufficiale. Di conseguenza, vi lascio qua sotto il link in descrizione, nel caso voleste anche voi fare le mie stesse riprese. Mentre ora torniamo dal Baffo. Mi sta venendo una sete comunque, mannaggia i salumi. Si può anche fermare a bere qualcosa tra un... Mamma che sete, madonna, quanti ne abbiamo mangiati? Allora, dottore, non si tagliano le curve però, Come? Scusi. No. Ma le fai le curve? Cosa te ne frega? Cosa cazzo è quella roba? Tanto non c'è nessuno. Ma dai! Ah, devo fare serio? Ma scusa! Che modo di fare? Facciamo serio, impostiamo la curva. Impostiamo quell'altra. Pazzito. Bravo. Bravo, bene però, Facciamo bene col compasso. Bravissima questa. Bella. Pulito, clean. Fresh and clean. Dove siamo finiti, scusami? Questa non è la Valtaleggio. No, questa è la Valcrescenza. No, vabbè, io mi dissocio. Ah, abbiamo due soci dietro. Facciamo un gioco di squadra. Tu fai da tappo e io vado. No, mi sta attaccando. No, mi ha attaccato. Siamo spacciati. Ora diranno di noi che siamo dei fermoni. Chi se ne frega, non ce lo metti? Madonna, che assassino. Cazzo, io sono quello che taglia le curve. Stai a destra. A tu lo dici, mica, che pulpito. L'italiano medio. Yes. Io ho sentito... Sì, ciao. Cattare, che spavento. Chissà dove siamo? Siamo a Geroso. Cazzo, a mettere giù l'asfalto fanno fatica, a mettere giù le buche si divertono, Uè, si sta ingolfando il Baffo? Oh, che culo! Pioggerellina! Porca miseria! Chi te lo dire, andatela? No, nendechi. No, vabbè. Cazzo fai andare a scoprire questi... Questi anfratti, questo è un anfratto, non è neanche una strada. Ma mi diceva che pioveva alle 4, non sono le 4. Allora, più andiamo avanti e più ne prendiamo. E non è che c'è un'altra strada, No, vabbè, non è vero, non ci credo. Ah! Ma figa, no vabbè. Il prossimo bar ti fermi. Bella idea, vieni, guarda, proprio qua, così. Sì. Puff. Ciao, grazie.
figa, devo digerire, raga. Mi sono rimasti tutti i salumi di traverso. Oh, eccoci qua. Molto bene. Diciamo che il meteo non promette proprio benissimo. No, vabbè, non ci credo, cazzo. Ah, no, questa è acqua. Questo. Sì. Mi sto lavando, va bene, va bene. Mi sto lavando. E anche oggi abbiamo preso, signore. Incredibile. Non ho parole. Porco Diaz, guarda che tribolazione. Ho lavato giusto ieri da Tiger. Mannaggia la miseria. No, vabbè. Bene, molto bene. Sono lavato fradicio, sono zuppo. Eccoci qua. Ah, lì sotto vai? Io vado sotto qua. Porca miseria. Che tribolazione. Vuoi la mano? Allora, la prima volta che le metto. Come cazzo? Goldoncino per le borse. Ma porca di quella puttana. Vai tranquillo papi, oggi ci divertiamo. Cheat, siamo un'ora da casa. Speriamo che sia giusto. Vabbè, al limite si incendia tutto. No, sai che forse se proseguiamo dovrebbe smettere. No vabbè, ma quanto piove adesso? Vabbè, che fine ingloriosa. Non è vero, è tutta esperienza. Oh, che schifo. Cazzo fai? Sto starnutendo. Cazzo, ma non c'è lo spazio per starnutire. Che schifo, ho imbrattato tutto. Oh, che bene. Siamo a Capizzone. E da Capizzone mi sa che è tutto. Striscia la notizia. A voi studio. Se vi è piaciuto questo video insieme a me, fate una bella cosa. Prossima volta, prima di farmene fare un altro, guardate le previsioni del tempo. Che bello, sai che sono proprio contento che sei tornato. Parte l'acqua. Io quasi quasi pianificherei un viaggio insieme. Dov'è che ti piacerebbe andare? In Portogallo. Minchia, in moto in Portogallo è un po' lunghina. No, facciamo qualcosa di più semplice. Ma in Italia c'è della roba bella da fare. Ma zona? Umbria. Bellissimo. Prima di entrare in autostrada colgo anche l'occasione di ringraziare Insta360 per la collaborazione. E direi che da Noisy Boy e dal Baffo è tutto. Ci vediamo questa domenica per il secondo episodio del Tour in Tunisia. Bella raga.